Buongiorno e bentornati all'appuntamento con l'informazione. Sei persone sono state arrestate nell'ambito di un'indagine sul traffico di armi e sostanze stupefacenti nel Pescarese. Le indagini sono scaturite in seguito all'omicidio di Alessandro Neri avvenuto l'8 marzo scorso. Il servizio di Alfredo Primante. Alessandro Neri aveva una visione anche ambiziosa che puntava a, a fonti di reddito anche attraverso attività alcune certamente lecite, altre un po' al limite della liceità, e la contiguità, ahimè, con le persone che oggi sono state arrestate in qualche modo fa ritenere che ci fossero anche delle compartecipazioni di carattere economico soprattutto. Era coinvolto anche Alessandro Neri nel giro di spaccio di stupefacenti sgominato dall'operazione dei carabinieri di Pescara che ha portato all'arresto di 6 persone, indagandone altre 12. Per i carabinieri era attento e premuroso ma contiguo al mondo dello spaccio pescarese Alessandro, anche se non ci sarebbe alcun collegamento con il suo omicidio, avvenuto a colpi di pistola lo scorso 8 di marzo in un torrente della periferia di Pescara a pochi passi dal cimitero, 3 giorni dopo essere scomparso. Gli investigatori infatti hanno spiegato che il ragazzo avrebbe avuto il ruolo di finanziatore del giro di spaccio nel capoluogo adriatico, forse per aiutare economicamente la famiglia. A collegarlo agli arrestati, una pistola acquistata assieme a Junior in Solia. Dalla indagine emerge anche, e ciò è scritto nel provvedimento di custodia cautelare, che la vittima Alessandro Neri aveva partecipato, almeno a quanto risulta dalle risultanze appunto che sono provenienti dai comportamenti e dagli atteggiamenti degli arrestati, in particolare di uno degli arrestati, che aveva effettivamente comprato insieme ad un altro arrestato, che è appunto in Solia Junior, una pistola. L'operazione, denominata Satellite, ha preso il via proprio dalle indagini sulla morte del ragazzo di Spoltore, e il suo nome deriva dal fatto che esistevano diversi e numerosi poli di spaccio collegati tra loro come se fossero dei satelliti. Il volume di affari accertato degli inquirenti era di decine di migliaia di euro la settimana. I gruppi che gestivano il giro di droga erano pericolosissimi per l'uso spregiudicato delle armi e per la facilità intimidatoria con la quale si approcciavano al mondo della droga. Erano dediti abitualmente a girare armati con pistole, e hanno dimostrato anche di avere una disponibilità che nel tempo si è affermata di armi anche di diverso tipo e di diverso calibro. In manette sono finiti Junior e Jordan in Solia, Marco La Penta, Giulia e Flaviano Spinelli e Cristiana De Santis, tutti con precedenti. L'inchiesta, al di là del suo valore attuale, costituisce un tassello importante per far luce sulla morte di Alessandro Neri, ancora avvolta nel mistero. Pensiamo di aver in qualche modo messo a fuoco una parte importante dell'indagine, e quindi in questa direzione continueremo a scavare, continueremo a investigare, perché su questo delitto si possa fare piena luce. Rimaniamo a Pescara. Con 18 voti a favore e 6 contrari, è passato dopo non pochi tentennamenti il nuovo regolamento della Polizia Municipale. Soddisfatto sia il comandante Magitti che l'assessore Teodoro. Pronti già ricorsi al TAR da parte dei sindacati, mentre le opposizioni annunciano la riscrittura del testo nel caso di vittoria alle prossime amministrative. Per noi sempre Alfredo Primante. Il nuovo regolamento della Polizia Municipale di Pescara è passato con 18 voti favorevoli e 6 contrari. La maggioranza di centrosinistra alla fine si è ricompattata e, dopo diverse fumate nere, ha portato a casa il testo tanto criticato dalle sigle sindacali dei vigili urbani. Come ha sottolineato ieri in Consiglio Comunale il comandante Magitti, il testo consentirà una maggiore operatività della Polizia Municipale, andando incontro ai desiderata dell'assessore Teodoro e alla legge che dal 2013 imponeva un nuovo regolamento al Corpo di Polizia Cittadina, mettendosi così al riparo anche da un'eventuale perdita dei finanziamenti regionali. Questo regolamento segue di fatto il precedente, non vi sono novità sostanziali, ma attraverso queste modifiche, attraverso queste nuove leggi che modificano alcune realtà del regolamento, noi abbiamo costituito ad esempio un gruppo speciale, di cosiddetto appunto gruppo Giona, con 13 uomini
uomini più di cui il responsabile, che lavorano in borghese, che lavorano con mezzi civetta e che si occupano prevalentemente di queste forme di reato che fanno parte dei nostri giorni, dei nostri tempi. Senza snaturare però il valore del ruolo della Polizia Municipale, noi non dobbiamo cercare di scalzare ciò che ci sembra superato, che non lo è affatto, e lasciare soltanto spazio alle nuove realtà. Dobbiamo, e così abbiamo fatto, coniugare queste realtà tutte assieme, proprio per dare un regolamento al passo con i tempi. Se da un lato la maggioranza è soddisfatta, restano le critiche delle opposizioni, con Forza Italia e Movimento 5 Stelle sul piede di guerra, che annunciano la riscrittura totale del testo in caso di vittoria alle prossime amministrative di primavera. Come detto, sono contrari al testo anche i sindacati, che avevano inviato nei giorni scorsi una lettera aperta a tutti i consiglieri comunali chiedendo di non approvare il regolamento e di apportare modifiche sostanziali. Contestati soprattutto ruoli, gradi e turnazione, oltre alla troppa discrezionalità in capo al comandante. Già si annunciano ricorsi al TAR da parte di agenti e sindacati. Come dovrà adeguarsi la scuola al mondo del lavoro che cambia? Lanciano incontro con il segretario generale della Film CISL, Marco Bentivogli. Vediamo. Scuola, lavoro, impresa e mondo finanziario. È stato Marco Bentivogli, segretario generale Film CISL, il protagonista della prima iniziativa del 2019 dell'associazione RATI, Rete di Abruzzesi per il Talento e l'Innovazione, che con il nuovo anno vuole aggiungere alle attività condotte con le scuole delle coalizioni del Sangro Aventino e del Vastese una robusta azione di sensibilizzazione delle comunità locali, coinvolgendo tutte le loro componenti, invitando personaggi di caratura nazionale per convegni e seminari per l'approfondimento di tematiche cruciali e coerenti con la mission che l'associazione porta avanti. Per il primo di questi incontri a Lanciano, presso il Palazzo degli Studi, tantissima gente vi ha partecipato, Bentivogli si è sottoposto a un'intervista articolata condotta dalla giornalista Maria Rosaria Lamorgia, dal titolo Il lavoro in piena economia della conoscenza, quale scuola e quale impresa. Bentivogli ha sottolineato la rivoluzione tecnologica e socio-economica in atto che riduce i propri effetti proprio sul mondo del lavoro in fase di profonda trasformazione. Siamo di fronte alla vigilia della quarta rivoluzione industriale e bisogna assolutamente parlarne con competenza e con coraggio. Tutto quello che si dice che la tecnologia cancellerà il lavoro è una delle tante fake news che girano in questo periodo. Il lavoro cambia, è ovvio che molti lavori la tecnologia li cancella, ma ne crea altrettanti, e da quando se ne cancellano alcuni e quando se ne costruiscono altri, il tempo dipende da quanto questa evoluzione è stata preparata in anticipo. Bisogna reinventarsi, insomma. Assolutamente, più una comunità, un paese, una regione, un territorio ha preparato in anticipo il cambiamento, e più breve sarà questo periodo in cui si distrugge il vecchio lavoro e si crea quello nuovo. Dal 18 al 20 gennaio a Cerminiano in provincia di Teramo, appuntamento con la 25esima edizione dell'Usant'Antonio, santo protettore degli animali. Nel cartellone della tradizionale festa d'inverno, canti, balli e specialità gastronomiche e locali. Vediamo. Qual è il programma della 25esima edizione dell'evento? Noi promuoviamo questa manifestazione che è legata essenzialmente ai canti di questua nelle ricorrenze di Sant'Antonio, che come tutti sanno è il protettore degli animali domestici, non di tutti gli animali, di quelli domestici, ed è il protettore dei contadini, un culto che si perde nei tempi. E anche i canti di questa si vedono nei tempi, perché ci traccia dei canti di questa, lo cita Ovidio già nell'era latina, e successivamente molti ne parlano anche in Medioevo. I canti di questa erano le compagnie di questo che Sant'Antonio organizzava per raccogliere mezzi, alimenti per sostenere i propri confratelli. E le compagnie erano composte appunto da persone che pregavano, portavano la benedizione del santo e cantavano. Gli strumenti essenziali erano pochissimi, non quelli di oggi e delle nostre orchestrine ben attrezzate: era l'acciarino e il campanello. Soprattutto il campanello era il segnale che quella compagnia era una compagnia legittima,
cioè sotto la protezione di Sant'Antonio, ma diciamo lo scopo, le finalità, l'intendimento del canto di questo anche oggi è per ottenere che qualcosa, i nostri gruppi vengono a cantarci dalle terre serate perché alla fine ottengono un riconoscimento. Andiamo ora a Lanciano, dove cambia di nuovo in centro la viabilità. Domani riprenderanno i lavori nel cantiere per la riqualificazione di Corso Trento e Trieste. Sarà riaperta al traffico la centralissima via De Crecchio, il servizio di Telemax. Viabilità in centro a Lanciano si cambia di nuovo. Il traffico si adegua al cantiere di riqualificazione di Corso Trento e Trieste, che a mano procede verso l'ex ippodromo. Terminato il periodo di maturazione e assestamento dei massetti e della nuova pavimentazione, sarà riaperta al traffico da mercoledì 16 gennaio la centralissima via Luigi De Crecchio, rimasta chiusa da ottobre scorso. Ad emettere nuova ordinanza è il settore urbanistica del comune, che consentirà il ripristino dei percorsi tradizionali degli autobus urbani del centro città. Via De Crecchio sarà riaperta al traffico con istituzione del doppio senso di marcia per tutti i veicoli nel tratto compreso tra via Cesare Battisti e via per Fossa Cesia. In via Battisti, nel tratto compreso tra via De Crecchio e viale delle Rose, permane il doppio senso di marcia e divieto di sosta su entrambi i lati tutti i giorni H24. In viale delle Rose si cambia nel tratto compreso tra via Gorizia e Corso Bandiera, consentito il senso unico di marcia in direzione via Caduti di Nassiria. In Corso Bandiera, nel tratto tra viale delle Rose e via De Crecchio, divieto di sosta sul lato sinistro tutti i giorni H24. Infine, interdizione al traffico su via Dalmazia, nel tratto tra via Battisti e via Gorizia, e in viale delle Rose, nel tratto tra via Battisti e via Gorizia. Con la nuova ordinanza decadono i divieti di sosta in via del Mancino, dove era stato dirottato il traffico degli autobus. Lutto nel mondo dell'editoria, è morto a 74 anni l'editore di Antenna 10, Vincenzo Lanetta, papà della TV locale Frentana, tra le emittenti storiche del panorama televisivo regionale. Lanetta era ricoverato dal 26 dicembre in ospedale, i funerali si svolgeranno domani nella cattedrale di Lanciano. Tanti messaggi di cordoglio per l'imprenditore, tra questi il ricordo del presidente del Corecom Abruzzo, Filippo Lucci, che in un messaggio alla famiglia e ai figli ha sottolineato come Lanetta sia stato pioniere dell'informazione locale abruzzese e come sia riuscito sempre a garantire, anche nei momenti più complessi come la crisi economica del settore, un servizio di qualità che puntasse alla crescita del territorio. Anche da parte della redazione, della direzione e dell'editoria di TV6 Quintino Pallante, le condoglianze ad Antenna 10 alla famiglia Lanetta. Ed ora passiamo alla pagina sportiva. Dopo la lunga pausa post natalizia, nel fine settimana torna in campo la Serie B con la prima giornata del girone di ritorno. Il Pescara ritrova l'Adriatico Cornacchia, dove affronterà la Cremonese. I biancazzurri che domenica hanno assaggiato di nuovo il campo nell'amichevole Colfano, persa 2-1, ma per il portiere del Delfino Castati la squadra sarà carica domenica sera quando torneranno in palio i tre punti. Il servizio. La Cremonese è una squadra tosta, bella, e dobbiamo prepararci bene perché è una partita tosta. Potevamo fare meglio sicuramente, però ci sono queste partite che vieni dal ritiro e sei un po' stanco e non sei in ottime condizioni, però speriamo bene per la prossima. Allora, siamo venuti in questa partita un po' senza voglia, dovevamo metterci di più. Perché è giusto che eravamo anche un po' stanchi, però ci è servito tanto. Così ci mettiamo la testa apposta per la prossima partita, che con la prossima settimana ci troviamo pronti. Il ritiro sta andando bene, secondo me, siamo tutti concentrati, lavoriamo tanto e speriamo di arrivare in ottime condizioni per la prossima settimana. Di queste cose pensa la società e i calciatori lavorano per se stesso e si fanno trovare pronti sempre. Io sì, certo.
Andiamo ora in Serie C, presentato ieri pomeriggio uno dei due nuovi acquisti del Teramo, il centrocampista Luigi Giorgi. L'ascolano si dice pronto per scendere subito in campo con la San Benedettese, anche se non è ancora al 100%, e racconta le peripezie calcistiche che lo hanno perseguitato nell'ultima stagione. Vediamo. Sempre stato bene, non ho avuto particolari problemi, adesso più che altro stiamo lavorando sul ritrovare il ritmo in campo, che naturalmente quello non c'è. Quello non c'è, no, io sono a disposizione, cioè, volendo posso, se serve anche sabato, anzi spero, ecco. Se un giocatore sta qui per giocare, quindi spera sempre. Ma la partita io non ho mai giocato quando la sono attesa, quindi no, una bellissima partita, certo, per me è un derby, ma ho anche tanti amici a San Benedetto, ormai. Insomma, non sono mai stato uno troppo attaccato a queste cose, però certo, comunque è sicuramente una partita particolare. Ci tengo ad esserci in qualsiasi forma, ecco, la panchina a tifare o se serve in campo. Ci tengo a dire, ecco, che non è stata una cosa dovuta al campo. Sono successe cose ad Ascoli all'ultimo anno, avevo altri 2 anni di contratto, ero capitano di quella squadra, capitano io e vice capitano Cacia. La società ha fatto una scelta di, insomma, cercare la vecchia società di buttare i problemi, i fallimenti su 2 giocatori, parlando di stipendi, invece di cercare di organizzare meglio una squadra per una realtà così importante. Abbiamo cercato di lottare fin quando siamo riusciti a farlo, poi comunque siamo stati costretti ad andarcene in condizioni in cui il mercato pensava anche che noi non dovessimo, quindi siamo approdati entrambi in 2 squadre che fondamentalmente non so fino a che punto ci volevano. È successo tutto gli ultimi giorni, è stata tirata anche troppo alla lunga, perché comunque io stavo a casa, avevo rinunciato anche a tantissimi soldi, avevo passato 2 anni di sacrifici in mani per arrivare a 2 gioie immense, che sono 2 salvezze, neanche avessi vinto il campionato. Però ecco, purtroppo il calcio è fatto anche di persone non belle, è capitato, e non avevo neanche i mezzi da calciatore per potermi opporre fino a un certo punto. Quindi l'anno dopo è stato un partito male, è continuato peggio, poi su, anche se a Spezia comunque sono stato messo alla fine fuori lista senza essere avvisato, insomma, non se ne capiva, anzi. Pensavo di giocare gli altri 6 mesi, perché così mi era stato fatto intendere, quindi ho perso un anno. No, mi sono trovato subito molto bene, sia con i ragazzi che con il mister, ci si allena con serietà, i ragazzi anche più giovani sono disponibili ad ascoltare, questo in un campionato così, dove comunque tutte le società puntano molto su gruppi giovani, credo che sia un vantaggio per questa realtà. Quindi mi sono trovato bene, adesso a lavorare giornalmente, cercare di assimilare anche le idee del mister, ma sta andando tutto bene, sono molto positivo e molto soddisfatto di questa prima settimana. Domani turno infrasettimanale di campionato in Serie D, non ci sono derby abruzzesi, ma spicca lo scontro diretto tra Cesena e Matelica, che potrebbe riaprire i giochi o chiuderli definitivamente. Scopriamo il programma nel servizio di Jacopo Forcella. La Serie D non conosce pause e già domani torna in campo con il turno infrasettimanale di campionato. Non ci sono derby abruzzesi, ma spicca il match che potrebbe riaprire il torneo oppure chiuderlo definitivamente. Quello dell'Orogel Stadium Dino Manuzzi tra Cesena e Matelica. Un solo risultato a disposizione per i matelicesi, la vittoria, per evitare di consegnare il successo finale ai bianconeri già avanti di 7 lunghezze. Per quanto riguarda le formazioni di casa nostra, il notaresco terzo in classifica, dopo aver regolato al Tubaldi la recanatese, se la vedrà al Savini con l'Olimpia Agnonese, che domenica ha riposato dopo il rinvio della propria gara. I rossoblù di Mirko Cudini, dopo qualche partita stentata a fine 2018, sembrano essere ripartiti alla grande. Minella ha raggiunto Leonetti in vetta alla classifica dei cannonieri, ma nel complesso sembra davvero ritrovato lo smalto dei tempi migliori. Dall'altra parte, la squadra di Foglia Manzillo non è mai scesa in campo in questo 2019 e ha potuto nel frattempo integrare gli acquisti di dicembre. Il difensore Mazzarani, l'esterno ex Campobasso Salim, il classe 99,
19 di Arrabu Bakar. Il Pineto, dopo non aver potuto disputare la gara col Matelica a causa delle condizioni del terreno di gioco dell'impianto marchigiano, se la vedrà col Forlì al Mariani Pavone. Amaolo ha qualche problema di formazione, Ciarcelluti è squalificato, Marianeschi e Farias sono out per infortunio, ma il tecnico potrà contare in futuro sul centrocampista Scuola Pescara Forese, che arriva in biancazzurro dopo un'esperienza in Svizzera nel Mendrisio. Si attende il transfer e domani con ogni probabilità non sarà a disposizione. Trasferta a Monte Giorgio per il Francavilla, che nelle ore passate ha preannunciato il ricorso per il rosso sventolato sabato pomeriggio a Nazzari nella gara contro il Campobasso, dopo un fallo però chiaramente commesso da Di Renzo. In attesa della pronuncia, però, Nazzari è a disposizione per la trasferta contro la squadra che, tolto il Cesena, è la più in forma del raggruppamento. I rossoblù di Massimo Pace hanno infatti inanellato 5 vittorie consecutive, sono in forma smagliante e di fronte troveranno un Villa a cui invece servono punti utili per la rincorsa alla zona playoff, che in questo momento è distante seppur solo di 2 punti. La sconfitta, seppur ancora subiudice, contro il Campobasso è stato un colpo alle ambizioni di una compagine che sembra non riuscire mai davvero a spiccare il volo. Dopo la brutta prova di San Mauro Pasco, ricondita da una sconfitta meritata, la Vastese prova a riprendere la marcia verso i 40 punti che vorrebbero dire salvezza contro la San Giustese, che proprio sabato ha perso la terza posizione a beneficio del Notaresco, impattando contro l'Isernia. Vastese che ha completato il pacchetto degli under, è ufficiale dalla Juve Stabia l'arrivo in prestito in biancorosso dell'esterno difensivo Daniele Pio Cesarano, classe 2001, impiegato nel torneo Berretti disputato dal club campano. Cesarano sarà a disposizione di mister Fabio Montani già da domani pomeriggio all'Aragona. Ma io mi aspetto, adesso vediamo le condizioni del campo perché ha piovuto per molto tempo, se dovesse reggere il campo io mi aspetto una partita sotto il profilo qualitativo bella, perché la San Giustese secondo me è la squadra che gioca il miglior calcio della categoria, perché stimo moltissimo il loro allenatore, è una squadra che gioca sempre a calcio, non la butta mai via, ha un grandissimo palleggio, quindi noi di contro abbiamo questo stesso tipo di mentalità, non abbiamo sicuramente la quadratura della San Giustese che gioca assieme già da qualche anno con lo stesso allenatore, noi come ben sapete abbiamo una squadra costruita man mano, però la mentalità che voglio e che sto cercando alle ragazze è quella di giocarla, quindi mi aspetto una partita bella sotto il profilo tecnico del palleggio. Si diceva della Samorese, che invece domani sarà di scena al Fadini di Giulianova, dove i giallorossi di Nico Stallone devono tornare al successo dopo aver sprecato tante occasioni a Castelfidardo ed essere usciti dal Mancini solamente con un punto in tasca. Anche Stallone ha sottolineato quanto fosse deluso per i 3 punti sfuggiti, allora adesso c'è bisogno di andarsene a riprendere. La buona notizia è che il giornale napolano sembra già perfettamente integrato con il resto dei compagni e Pagliarini tra i pali sembra avere la stoffa, anche se deve ancora maturare. Infine l'Avezzano, che va proprio a Castelfidardo in uno scontro salvezza e in una sfida tutta in salsa biancoverde, senza lo squalificato Besana fermato per 2 turni dal giudice sportivo dopo il rosso rimediato sabato pomeriggio. Samba deve ancora entrare in perfetta condizione, Bisegna è fuori per infortunio, mentre si è aggregato il centrocampista classe 98 Ferraioli. Tutte le gare si giocano alle 14:30, uniche eccezioni Pineto Forlì e Cesena Matelica, il cui fischio di inizio è per le ore 15. Nel campionato di Serie C1 di calcio a 5 maschile, pareggio tra Silvi e San Buceto nel big match di giornata. Ne ha approfittato la Free Time L'Aquila, che è balzata al comando della classifica. Per noi Paolo Siniballi. Un turno entusiasmante per il campionato di Serie C1 maschile, calcio a 5 che entra nel vivo, quindi per il torneo che rappresenta di fatto la base vera del movimento regionale. Tanti giocatori giovani, ma anche uomini importanti che in passato hanno militato perfino in Serie A. E quello che ad esempio è accaduto nel big match di giornata tra Atletico Silvi e Atletico San Buceto, che alla vigilia della partita erano rispettivamente la terza e la prima della classe. Alla vigilia, perché poi alla fine a gioire è stata la squadra terza in comodo, ovvero la Free Time L'Aquila. Free Time che è andata a vincere sul parquet dell'Orione Avezzano per 6-3 ed è balzata al comando. Nuova classifica, Free Time 34, San Buceto 33, Silvi 31. Si diceva del big match Silvi-San Buceto, è finita in pareggio, gara molto bella davanti a un pubblico degno di 2 categorie superiori, ma anche rocambolesco per via di alcuni episodi da moviola. Vantaggio Silvi con Giancaterino dopo 6 minuti e 20, pareggio di Andrea Dell'Oso dopo 9 minuti e 30 nel primo tempo. Nella ripresa va avanti San Buceto, Dorazio 13 e 50. Il 2-2 lo sigla planamente a 17:40, giocatore appetito da diverse squadre militanti nei campionati nazionali. Il finale è thriller,
San Buceto avanti con Aiello che segna il 2-3 sugli sviluppi di un'uscita del suo portiere Dario Delloso. Tocco di mano fuori area? Chissà. Due minuti dopo, a 30 secondi dalla conclusione, Fabiano Di Muzio si procura un rigore contestatissimo. Il Silvi va al penalty con Calista ed è 3-3. Come sarebbe finita con l'ausilio del VAR? Nel complesso, pareggio giusto per quanto visto sul campo in un'ora di gioco. Anche per questa edizione è tutto, vi ricordo che potrete rivedere i nostri servizi sul sito internet www.tv6.it. Appuntamento con l'informazione alle 19. Buona giornata.